Sovraffollamento delle carceri, carenza di personale fino ad arrivare alla gestione dei detenuti con problemi psichiatrici che normalmente dovrebbero essere affidati alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza, REMS. Questi temi affrontati dal Vice Ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in visita al carcere di Bari dopo i disordini dello scorso 17 agosto. Il Vice Ministro è intervenuto sui temi più d'attualità, specificando che non sono direttamente legati a quanto accaduto al penitenziario barese, ma che restano centrali per il governo nell'affrontare la questione di una migliore gestione delle carceri italiane. L'episodio che è accaduto è un episodio che deriva da una particolare situazione dovuta a un detenuto in difficoltà psichiatriche, ma ciò nonostante è un episodio da non sottovalutare. La Procura ha disposto opportunamente una inchiesta, diverso però è stabilire se ci sono delle responsabilità da parte dei dirigenti e della struttura organizzativa. Mi sembra che da una prima indagine questo sia escluso. C'è una carenza di personale, ci sono due concorsi, uno in partenza. Entro il 2025 saremo in condizione di offrire un contributo importante. Il sovraffollamento ha una serie di possibili soluzioni. Il decreto carceri è un primo passaggio. C'è da incrementare i magistrati di sorveglianza, dare loro più fiducia, più spazio, questi eroi che hanno la necessità di intervenire sulle misure alternative. Io dico sempre che il futuro del carcere è fuori dal carcere. Il problema della REMS è un problema importantissimo. E cioè, il detenuto con problemi psichiatrici non deve stare in carcere. È evidente che abbiamo una carenza di strutture a livello regionale imbarazzante. Ho l'impressione che in questa regione ci sia molto da fare dal punto di vista delle sinergie, sono più le divergenze che le possibilità di andare sulla stessa linea. Mi auguro che almeno sulle REMS, che è un tema, fatemelo dire, non politico ma umano, si possa provare a camminare insieme.